voglio sapere come l'hai vissuta tu, perché poi a livello di rimonta sei stato forse quello che ha fatto la miglior rimonta in assoluto, mi sembra, adesso non ho guardato bene. Non ho fatto lunghi di partito. No, vabbè, è un'altra categoria. Che caspita. Vabbè. Dopo andiamo a intervistare anche lunghi, infatti. E come l'hai vissuta tu? Cioè, nel senso, ti aspettavi un risultato migliore, magari ti saresti aspettato un risultato migliore partendo un filino più avanti? Penso che pensi che sia stata un po' compromessa la prestazione finale, una possibile vittoria, oppure oggi non c'era proprio nulla da fare contro Aie? Vabbè, lui ha vinto, era quello che andava di più alla fine, quello che andava di più da giovedì, non ha fatto la polma, poi ha vinto le manche, si è meritato lui, non ho sbagliato niente, via, io ho avuto un problema al motore in qualifica, ho fatto 4 giri, prima manche un puntato mi ha fatto lo spoiler per la penalità, dopo le manche sono andate come andate. La velocità c'era, magari non so, al finale non so neanche quanto abbiamo fatto loro, non so quanto ho girato io, non l'ho preso. Potrei dirtelo forse, vediamo se riesco a dire. Però così a occhio mi sembrava che recuperavo un po', ma lui sicuramente era primo, non spingeva al 100%. Quindi tu dici che non ha mostrato tutto? Secondo me, conoscendolo, non ha mostrato tutto. Ha fatto bene, comunque era lui primo lì davanti, un secondo passa, ha fatto bene a mistero così. Tu ci hai creduto al podio quando hai visto che Irlanda era vicino a Federer, tra l'altro poi abbiamo scoperto che Federer ha avuto un problemino col tiro del gas, e detto se Irlanda ci prova io sono lì, me li pappo tutti e due. Ma io non ti nascondo che sono partito con l'idea di vincere, tanto alla fine, vabbè, quello che era, potevo fare 14 anni, partivo per vincere, non partivo per fare quinto, sesto, settimo, non mi è sempre fregato niente. Alla fine dal secondo all'ultimo cammino, è solo uno che vince. Quindi in quel momento lì dici non ti interessava più di tanto, non ti cambiava più di tanto la vita? No. Far quinto, sesto, far secondo cosa cambia? Non è che perché vai invece sul podio, prendi una coppetta e ti cambia la vita. È più deludente perdere l'europeo come è successo o questo risultato di questo weekend che alla fine ti vedeva veloce, quindi magari potevi fare la tripletta, il triplete? Vabbè, credo potevo farlo se sbagliavo le mans. Però non cambia niente, ormai. Ormai è andata. Ho detto a loro e bisogna lavorare. Grazie. Grazie a te.